Dal 15 al 27 novembre del 2017, la statua della Vergine di Fatima è pellegrina a San Giovanni Rotondo. Domenica 19, la celebrazione eucaristica è stata presieduta dal cardinale Fernando Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. Commentando la parabola dei talenti, proclamata nella liturgia, ha detto che Maria ha ricevuto il talento straordinario di essere la Madre di Dio. In riferimento a Padre Pio, ha detto che ha ricevuto il talento di conformarsi in un modo speciale al mistero di Gesù con le sue piaghe e le sue sofferenze, fiducioso della carezza di Gesù che gli ha permesso di condividere la sua passione. Io esisto. Se esisto vuol dire che Dio mi ha pensato, mi ha amato e che questo dono io non l'ho chiesto. Nessuno di noi ha chiesto di nascere. Ci siamo trovati la vita come dono, come atto di amore dei nostri genitori, ma prima ancora che i nostri genitori mi facessero venire al mondo, Dio mi aveva pensato, mi aveva amato. Dunque sono nell'amore di Dio. Pensiamo al dono della grazia del battesimo. Essere o non essere cristiano non è la stessa cosa. Essere cristiano significa che Dio mi ha amato. Non solo perché mi ha fatto nascere, mi ha dato un'esistenza, mi ha dato un'esistenza qualificata, cioè essere cristiano, cioè essere immagine di Cristo. Il bene supremo che noi come umanità abbiamo avuto da Dio, proprio come umanità, è il mistero di Gesù Cristo. Dio non ci ha lasciati nell'ignoranza sua, ma ci ha dato una conoscenza non solo ideale, ma di cuore, di occhi, di bocca, di orecchie. Cioè, come dice San Giovanni nel suo Vangelo, nessuno Dio lo ha mai visto, ma Gesù, che era nel seno del Padre, lo ha rivelato. Dunque Gesù ha rivelato il volto di Dio. Pensate, quando il papà di un bambino, la mamma di un bambino muore e il bambino non conosce chi è suo papà o sua mamma. È la stessa cosa quando io posso guardare in faccia mio papà, mia mamma, conoscerne il viso e questo viso che mi accompagna sempre tutta la vita. È la stessa cosa? Sapere che un papà e una mamma mi hanno dato una vita, certo è importante, ma avere la percezione del suo sorriso, dei suoi occhi, della sua fisionomia, della sua carezza, e molto di più. Dio ha voluto conoscerci e noi lo abbiamo conosciuto nel mistero di Gesù, perché attraverso il mistero di Gesù, come dice Papa Francesco, è la carezza di Dio che è scesa su di noi. Essere toccati. Quando io tocco, stringo la mano a una persona, io sento se è una persona fredda, se è una persona di calore, se è una persona affettuosa, se è una persona che sta lì, che formalmente ti dà la mano e poi sparisce. No, Dio non ha fatto questo. La carezza di Dio, di questo calore di Dio che mi ha preso. Abbiamo mai pensato a questo dono straordinario? Altro che talenti umani. La fede. Non solo la fede nel conoscere Dio, ma nel conoscerlo attraverso la bellezza del Vangelo. Il Vangelo. Questa parola che sempre io ascolto, qualche volta nella mia indifferenza o nella mia pigrizia o a volte anche in un momento di sofferenza, non capisco e non percepisco, ma che è sempre un balsamo. Nella Sacra Scrittura dice che la parola di Dio è come olio che scende e che quindi lenisce le sofferenze umane, il Vangelo. Il Papa mi ha affidato la responsabilità delle missioni, portare il Vangelo a tutte le genti.
Quando io penso che 5 miliardi di persone non conoscono Cristo, posso io, servo di Dio, essere, dormire tranquillo e dire non mi interessa? Quando io penso che ci sono 2 miliardi di persone, sì, che hanno ricevuto la fede, ma non sanno che farsene, anzi, questo dono come un talento lo mettono sottoterra. Posso io pensare che Dio non mi ha dato questo dono della conoscenza del Vangelo? Cioè, che cos'è il Vangelo? È una vita. Gesù ci insegna a vivere, Gesù ci insegna a pensare, Gesù ci insegna ad amare, Gesù ci insegna a perdonare, Gesù ci insegna ad essere uomini nuovi, persone nuove. Questo è il Vangelo, non è un libro. E vita. E poi, quanti altri talenti il Signore ci dà? Sto parlando dei talenti spirituali, per non dire di tanti talenti umani. Pensiamo, per esempio, alla misericordia della grazia, l'Eucaristia. Questo atto profondo in cui Gesù stesso non ha voluto abbandonare l'umanità, non ha voluto abbandonare la Chiesa ed è voluto rimanere perennemente nella vita della Chiesa attraverso il mistero dell'Eucaristia. E che questo l'ha pensato come atto supremo eterno per tutta l'esistenza, finché il mondo ci sarà e un sacerdote ci sarà l'Eucaristia. Gesù vive perennemente in mezzo. Il mistero della confessione. Chi sono io per perdonare? Eppure io ricevo il dono di Dio. San Pio ne ha fatto grande strumento della sua predicazione, del suo sacerdozio, della sua vita. Quante persone sono passate attraverso questo momento umile, anche vergognoso, perché ci vergogniamo dei nostri peccati, ma ci si alza diversi, nuovi. E poi pensiamo al mistero della carità, al mistero dell'amore, della giustizia, della verità. Dico, quanti talenti il Signore ci ha dato, sia spirituali sia materiali. Forse dovremmo un pochettino rivalutarli. Rivalutarli perché io vorrei essere tra quei servi che dicono al Signore il giorno che mi chiamerà: mi hai dato 5 talenti, eccone altri 5. Non vorrei essere tra quelli a cui il Signore dice, servo malvagio e pigro, tu sapevi. Avresti dovuto affidare quanto ti ho dato e riprodurre molto di più. Non vorrei sentirmi dire, toglieteli dunque anche quello che gli avevo affidato. Abbiamo bisogno allora di riscoprire questo straordinario dono di questi talenti che il Signore ci fa. Abbiamo bisogno anche di incrementarlo, la preghiera ci aiuta. Il cenacolo di preghiera è certamente questo strumento valido affinché attraverso la preghiera noi produciamo il bene, facciamo il bene che serve alla nostra vita, ma va oltre la nostra vita. Per questo abbiamo bisogno di questa preghiera profonda, abbiamo bisogno di questa consapevolezza profonda e abbiamo l'immagine di Maria. Maria che è la prima cristiana, è la prima cristiana della Chiesa che nella sua vita ha avuto questo grande talento straordinario di essere la madre di Dio, e questo per lei è stato non solo la santificazione per la sua vita, ma anche il bene per tutto il mondo. È diventata così madre della Chiesa. Pensiamo a Padre Pio. A lui il Signore ha dato una grazia particolare di conformarsi in un modo speciale
al mistero di Gesù. Le sue piaghe, la sua sofferenza intima, profonda. Questo è un dono particolare che il Signore ha fatto a lui, che lui portava anche con grande sofferenza, ma fiducioso di questo gesto, di questa carezza di Gesù, che gli ha permesso di condividere in parte il mistero della sua sofferenza. Non solo per il suo bene, per tutti. Se noi stiamo qui, è anche grazie al bene che lui ha fatto e che continua a fare. Questo uomo che diventa anche per noi il fratello che intercede presso il Padre affinché nessuno di quanti invocano Dio rimanga senza la sua grazia e il suo aiuto. Un intercessore con Maria, con Padre Pio. Chiediamo al Signore di essere trovati servi, buoni e fedeli.